E ad Ajpateggio è partita oggi la 14ª edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, un festival che coinvolgerà ovviamente il nostro Abruzzo, che andrà avanti fino all'11 settembre e che sarà una vetrina appunto per le meraviglie della nostra regione. Noi di questo vogliamo parlarne con il nostro Luca Pompei, che è collegato in diretta con noi. Un festival, dicevamo, importante che troverà spazio anche nei nostri canali social. Luca. Anna, buongiorno. Beh, Buongiorno. intanto siamo particolarmente orgogliosi del fatto che questo festival abbia scelto le pagine social di Rete 8 per farsi conoscere a più persone possibile. E allora anche per questo, in questi 3 giorni di eventi, garantiremo 3 finestre, una finestra al giorno, per raccontarvi quello che accadrà tra Ajpateggio, Caramanico e San Valentino in questo lungo weekend. Si inizia oggi, come dicevi giustamente tu, da Ajpateggio. Già c'è stata una minima apertura con l'accredito delle delegazioni dei borghi partecipanti da tutta Italia, ma poi nel pomeriggio ci sarà un suggestivo corteo per le vie del borgo di Ajpateggio e alle 17:30 la cerimonia di apertura del Festival Nazionale. La giornata si concluderà con 2 momenti di riflessione, perché anche questo è inserito nel programma, il dialogo sulla bellezza e poi il turismo di ritorno nell'anno 2024. Si concluderà questa lunga giornata con il ballo della pupa e l'accensione della foglia alle ore 24, sempre da Ajpateggio. Domani si proseguirà a Caramanico con altri eventi di grande suggestione, il corteo delle auto storiche che partirà da San Valentino e raggiungerà Caramanico, l'apertura degli stand, il saluto delle autorità e poi altri momenti di riflessione e la sfilata anche dei borghi più belli d'Italia. Si concluderà la giornata domenica, sempre a Caramanico, con altri momenti di riflessione durante la mattinata, ma soprattutto nel pomeriggio. Vi suggerisco gli sbandieratori della giostra cavalleresca di Sulmona alle 16 e la banda di Caramanico Terme per arrivare alla cerimonia del passaggio della bandiera del festival al comune di Lucignano, un comune della Toscana. Insomma, 3 giorni di grande suggestione tra Ajpateggio, San Valentino e Caramanico da vivere. Invito anche tutti in questo weekend, per la classica gita fuori porta, a recarsi in questo splendido festival che quest'anno, nella sua 14ª edizione, si svolge in Abruzzo. E questo è un momento di prestigio a maggior ragione prima di andare per l'anno prossimo in Toscana. Quindi vi aspetto nel pomeriggio tra le 16:30 e le 17 per una prima finestra su quello che sarà il Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia. Te Anna.